Nel primo fine settimana di giugno, il Challenge Formule Storiche ha visto disputarsi il secondo appuntamento della stagione 2013 a Monza, inserito nella prestigiosa manifestazione della Coppa Intereuropa. Uniche vetture a ruote scoperte presenti all'autodromo monzese, le Formula Junior e Formula 3 e 1000 hanno richiamato la stessa attenzione che il pubblico ha dato alla Osella e alla Benetton di Formula 1 esposte per l'occasione. Tra i tanti appassionati presenti sono emersi i ricordi delle gare che si disputavano negli anni 70, quando le formule promozionali erano proprio quelle presenti nel Challenge Formule Storiche. Ancora una volta, Manfredo Rossi di Montelera con la Lotus 22 e Bruno Ferrari con la Branca FJ si sono divisi le vittorie, come accaduto nella gara di apertura ad Imola. In gara 1 Ferrari ha dovuto abbandonare fin dalla prima chicane a causa di un guasto elettrico. In gara 2 invece Rossi di Montelera, ormai saldamente in prima posizione, si è fermato all'ottavo giro per uno strano rumore proveniente dal motore, evitando così danni maggiori. Alle spalle dei due piloti che nelle prove avevano occupato la prima fila, con Ferrari staccato di 840 millesimi, si sono piazzati in gara 1 lo svizzero Christian Traber sul Lotus 22 e Paolo Marzatico con la Branca FJ. È stata una gara divertente perché partendo dalla pole position è stato abbastanza facile rimanere primo alla prima curva. Ho visto che c'è stato un po' di casino dietro con Bruno Ferrari, che mi sembra andato nella ghiaia, che era il mio, penso, concorrente più pericoloso. Poi ho fatto 3-4 giri abbastanza tirati con Christian Traber, che è migliorato molto, molto più veloce del solito. Ci ho messo un po' a distanziarlo e quando mi sono messo una distanza di sicurezza, diciamo che ho gestito la gara. In gara 2, un ottimo e sempre concreto Alessandro Ripamonti con la Vainer FJ precedeva il romano Andrea Guarino con la Lotus 22. Nelle varie classi, tra le Formula 3, vittoria in entrambe le manche per Angelo Delea, leader del Challenge, e dell'australiano Kim Schoen con la Lotus 20 nella classe B. Nella categoria delle vetture a motore anteriore, dove il veneto Jacqueline ha dovuto dare forfè per impegni familiari, il giovane Cristiano Mavridis si è classificato primo in gara 1, ma a causa di un contatto con il guardrail non immediatamente riparabile, non ha potuto prendere parte a gara 2. Afflitto da problemi al cambio fin dalle prove libere, l'attesissimo Paolo Marzatico, al suo debutto nel Challenge 2013, non è riuscito a disputare le prove ufficiali, partendo quindi dalla penultima posizione. L'ottimo risultato del pilota brianzolo di gara 1 è stato bilanciato dal ritiro in gara 2, dove al secondo giro il motore ha deciso di creare qualche problema. Chi non ha disputato le prove è stato anche Ripamonti, che partito per ultimo è risalito fino ad ottenere il podio in gara 2.
gara che è stata un po' la moria dei motori, ho avuto parecchia fortuna perché sinceramente non sarei più riuscito a pigliare Manfredo Rossi, però ieri già al primo giro ho avuto la sfortuna che si è andata in corto la batteria, oggi ci ha ripagato.